Dirigente di guida, l'Istituto Mennella, ma penso di poter dire tutta la comunità scolastica ischitana nei giorni scorsi ha subito tantissimo il colpo della scomparsa della docente Ilaria Pappa. Ecco, a distanza di qualche giorno, immagino che sia una ferita ancora apertissima, il ricordo di questa docente, 31 anni, giovanissima, che sull'isola, aveva già lasciato il segno in qualche modo. Sì, ha lasciato una ferita grandissima la professoressa Pappa perché non era una docente così improvvisata, era una docente con un'elevatissima professionalità, un senso di attaccamento al proprio compito di educatrice veramente di grande, grande spessore. In realtà, anche se lei è nata a Napoli, da qualche anno aveva deciso di trasferirsi qua sulle isole. Dal 2016-17 ha girato un po' tutte le scuole dell'ambito 15, ma in particolare è stata una docente del Cristoforo Mennella insegnando nei vari indirizzi della nostra scuola. Quest'anno aveva avuto un incarico di 6 ore presso il Cristoforo Mennella e 12 ore presso il Vincenzo Mennella e nonostante la didattica a distanza, gli studenti che l'hanno conosciuta quest'anno hanno manifestato da subito un profondissimo cordoglio perché hanno visto in lei un punto di riferimento, non solo dal punto di vista dell'educazione, scolastica, ma proprio come donna che esprimeva in ogni momento una grande solarità e una grande disponibilità all'ascolto nei confronti di tutti. In conclusione, dirigente, ci sono state polemiche in questi giorni, ovviamente le lasciamo lì dove ci sono state, però in questo contesto, ecco, il futuro della comunità scolastica nell'ambito delle vaccinazioni in generale, a prescindere da questo episodio, comunque ha subito un po' un turbamento nelle ultime settimane. C'è ancora apprensione per la vaccinazione, per la questione AstraZeneca, vediamo le notizie di un personale scolastico comunque scoraggiato, ecco, da qui alle prossime settimane ad utilizzare questo tipo di vaccino. Su questa situazione che cosa si sente di dire? Allora, guardi, io ho letto un po' sulla stampa e sentito un po' di commenti in giro per l'isola e non solo, di persone che mettono in correlazione il decesso della professoressa con la somministrazione del vaccino AstraZeneca che è avvenuto il 27 febbraio al Telese. In realtà non ci sono segni evidenti di correlazione tra i due fatti, né mi risulta che la famiglia abbia in qualche modo attivato delle procedure di verifica per stabilire una correlazione. Quindi, insomma, ogni ipotesi può essere lasciata sussistere perché non ci sono elementi né pro né contro questa correlazione. È ovvio però che la prima somministrazione è stata fatta con molta come dire, sicurezza da parte di tutti quanti gli operatori della scuola. Con gli episodi che si sono verificati, non dico nello specifico per la professoressa Pappa, ma in generale in Italia, la seconda somministrazione penso che vedrà tutti molto più attenti nelle situazioni di rischio possibili. Legati alla somministrazione del vaccino ed è giusto che sia così. Quindi io credo che la campagna vaccinale debba proseguire perché è l'unico strumento a nostra disposizione per fronteggiare il Covid, ma bisogna sicuramente essere molto attenti sulle condizioni soggettive di salute che possono in qualche modo essere compromesse non solo da AstraZeneca, ma da qualsiasi vaccino, perché comunque il vaccino inocula nel nostro organismo delle sostanze che vanno a potenziare delle reazioni che possono essere anche negative. Però ovviamente nel caso specifico non ho elementi né le ha la famiglia, credo, per poter stabilire una stretta correlazione tra la somministrazione del vaccino e il decesso. Ci resta soltanto un grandissimo dolore e soprattutto il sorriso di Ilaria che non ha mai abbandonato la sua persona e neanche adesso io sono convinta che lei dall'alto ci sta sorridendo.